Bisogna partire dalla manutenzione delle aste fluviali per affrontare le criticità del dissesto idrogeologico. È la ricetta dell'ANCE AIES Salerno che parte dai dati sul dissesto idrogeologico 2021 in Regione Campania. Su un totale di 550 comuni, il 93,8% è caratterizzato da aree a pericolosità da frana elevata e molto elevata, pericolosità idraulica media ed erosione costiera. Un quadro a dir poco allarmante, come evidenziato dai recenti fatti di Ischia. In pratica, in Campania il 20,1% della popolazione residente vive in area a pericolosità da frana, il 5% in area a pericolosità da frana elevata o molto elevata e in provincia di Salerno, in area a pericolosità da frana elevata o molto elevata, vive l'8,6% della popolazione. 31.379 sono invece gli edifici a rischio e sempre in provincia di Salerno la popolazione a rischio residente in area a pericolosità idraulica media è di 109.659 abitanti, mentre gli edifici a rischio sono 16.356. Il presidente di ANCE AIES, Vincenzo Russo, commentando i dati, afferma che da anni l'associazione ha proposto di mettere in campo una politica di prevenzione superando gli interventi di tipo emergenziale. Già nel 2016 fu avanzata una proposta in materia di riduzione del rischio idraulico dei fiumi mediante interventi di finanza innovativa. Proposta quanto mai attuale, laddove le imprese di costruzioni vivono ancora le difficoltà di reperire materiali inerti. La proposta avanzata dall'ANCE AIES risponde al nome di piani di manutenzione delle aste fluviali, progetto che ha lo scopo di conservare e proteggere il territorio dal dissesto idrogeologico e che consiste nell'utilizzo di materiale di dragaggio dalle aste fluviali da realizzare mediante procedure di partenariato pubblico-privato. A tal proposito sono stati già condotti degli studi preliminari dall'ANCE sui bacini idrografici dei fiumi Sele, Calore e Alento. Il recupero e l'utilizzo dei materiali inerti provenienti dagli interventi, puntualizza il presidente Russo, assolve ad una duplice funzione nell'ambito delle opere manutentive necessarie alla messa in sicurezza dei fiumi. La prima è la riprofilatura della sezione idraulica dell'alveo dei fiumi a vantaggio del deflusso delle acque nei casi di piena, mentre il secondo aspetto è prettamente legato alla fattibilità economico-finanziaria dell'operazione nel suo complesso. I modelli di studio prevedono infatti di commercializzare il materiale prelevato. La plusvalenza generata, oltre a garantire l'equilibrio del piano economico-finanziario, consentirebbe la possibilità di finanziare ulteriori opere destinate alla manutenzione e protezione delle aree di intervento. Inoltre, sarebbe possibile prevedere anche altri interventi di finanza innovativa attraverso il ripristino di impianti idroelettrici esistenti o prevedendo la realizzazione di impianti a biomasse solide per produrre energie elettriche. Il tutto seguendo le direttive europee proprio nei termini di economie circolari green per il settore delle costruzioni. Senza la programmazione di interventi sul fronte della prevenzione, conclude Russo, la miscela esplosiva, composta da fragilità idrogeologica e cambiamenti climatici, insieme al consumo di suolo e all'abusivismo edilizio, rischia di mettere regolarmente in ginocchio il paese, rendendo perenni le emergenze.